Sapete quanto Mattina 9 tenga ai giovani, ai nostri giovani? Oggi cominciamo la mattinata parlandovi di una storia di una bambina. Lei si chiama Ilaria, ha 11 anni e ha urgentemente bisogno di un trapianto di cuore. Noi siamo qui in compagnia del padre di Ilaria, diamo il buongiorno a Nino Savino. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Mi rendo conto che sia difficile in questo momento parlare di sua figlia Ilaria, anche perché Ilaria adesso è in ospedale e ha bisogno di un trapianto di cuore urgentemente. Quindi da ora parte un appello importante. Però cerchiamo di far capire che cosa è successo ad Ilaria, una storia che parte dal 2015. Sì, Ilaria ha avuto un sarcoma, un tumore nel 2015, dalle chemioterapiche che è stato fatto. Ha avuto questo problema a cuore, quindi è successo tutto tramite una varicella. Ha avuto una varicella. Quindi allora, nel 2015 c'è stato questo tumore, avete cercato però di dare vita. Cioè, sì, è stato curato sia a Pausilipo qua a Napoli. A Pausilipo. Ha avuto un intervento perché ce l'avevo sulle coste. E lì è andato bene, una prima fase? Sì, la prima fase è andata bene, quindi era uscito fuori, diciamo, nel follow-up normale, che faceva il controllo ogni 3 mesi. E poi tramite queste chemioterapiche ho avuto un problema a cuore. È successo con una varicella. Poi successivamente ha avuto la varicella e da lì si è scatenato nuovamente tutto il... Sì, a febbraio ha avuto la varicella e quindi ha avuto questo problema a cuore, siamo stati... Di lì le cose sono precipitate, perché spieghiamo, in realtà si è scoperto che il ventricolo sinistro aveva dei problemi e i medicinali non erano più efficaci per sostenere. Esatto, 3 mesi, diciamo che siamo stati dalla sfortuna alla fortuna, perché siamo stati fortunati, che siamo arrivati a Monardi con l'apertura di un nuovo reparto che era stato chiuso per assistenza meccanica per adolescenti, trapianti, dal dottor Petrai, che ci ha preso lui in consegna. E da là il dottor Pedai e il suo team hanno fatto di tutto per non arrivare a questo. E a maggio, il 28 maggio, è stato messo, diciamo, si chiama il Bellinat, sarebbe il cuore artificiale. Quindi, mia figlia vive da 5 mesi con il cuore artificiale. Quindi in realtà sono 5 mesi che Ilaria è attaccata ad una macchina, ad un cuore artificiale. Sicuramente immagino il dolore suo e di sua moglie, no? Ogni giorno nel vivere un dolore immane, con la speranza che le cose possano cambiare. Che cosa dicono i dottori? Per quanto tempo? Per una bambina non è che ci abbiamo tanto tempo, un tempo è poco. Quello che so io di questi trapianti, se ne fanno 4-5 all'anno, perché è una bambina piccolina. Meno di 11 anni, un torace è piccolo, quindi essendo piccolo il torace c'è bisogno di un cuore che possa essere idoneo per Ilaria, che ha 11 anni, ha un torace piccolo. Adesso lei da 5 mesi è in lista internazionale per avere un cuore compatibile. Esatto, su 5 mesi che è in lista, ma per adesso ancora nessuna chiamata, ancora niente. Il dottor Petraio ci ha messo l'anima per mia figlia, ci mette ancora tutta l'anima, è sempre là. Naturalmente, ecco, l'abbiamo appena detto, c'è bisogno di avere un cuore che sia compatibile con il peso, sia compatibile con il torace, sia compatibile con il gruppo sanguigno. E fino ad oggi in realtà nessuna risposta. Ilaria, 11 anni, che bimba è? È una bimba, è piena di vita. Ilaria è una bimba che ha voglia di vivere, la sua passione è danza, infatti lei ama ballava, ama danzare. Lei con il Bellinat ci balla, diciamo che il Bellinat è una parte di sé, in corsia lei cammina e balla con il Bellinat, quindi l'ha preso in un modo, è forte, è una forte, guerriera. Una piccola grande guerriera, noi la salutiamo, vediamo un abbraccio grandissimo a lei, a sua mamma e... Che cosa dice Ilaria? Cioè, lei è consapevole di quello che sta... Sì, lei lo sa, consapevole, sì. Ci vive, dice, più presto possibile. Il suo desiderio è di tornare a casa per Natale. E il dottor Petraio a volte la mette, diciamo,
la sprona per fargli, per farla vivere meglio. Dice, non ti torna a dare, stai ancora qua, allora si bisticciano. Questo è un tema molto delicato, no? Che molte volte abbiamo cercato di affrontare anche attraverso la nostra trasmissione. Donare, ecco, cerchiamo anche di far capire perché è importante donare, perché c'è ancora una forma di reticenza, esatto. Non c'è ancora tantissima cultura su questo aspetto, però poi quando capitano delle esperienze tragiche si cambia la prospettiva, no? Si cambia il punto di vista. Allora io a lei vorrei chiedere, proprio perché sta vivendo una situazione così complicata, perché è importante donare? E donare è importante perché donare significa dare vita agli altri, sapendo che non so, l'organo di un mio figlio, per esempio, che vive in un altro, io vedendo quella persona che vive, sono soddisfatto, tra virgolette, però una parte del mio caro, che sarebbe mio figlio, mia moglie, mio fratello, è ancora qua con me. Quindi... Lei è visibilmente emozionato, è comprensibile. Parlare di Ilaria non è che... Ha solo Ilaria? No, ce n'ho un'altra bimba più piccola che la saluto. Come si chiama? Sara, c'ha 8 anni. 8 anni. E Sara vive questa situazione, non è all'oscuro? No. Sono cresciute, quindi hanno 8 e 11 anni, ma in realtà ne hanno di più. Noi in realtà abbiamo parlato di questo argomento anche importantissimo, ne abbiamo parlato ieri a Città della Scienza con la responsabile della divulgazione organi, tessuti e cellule della Regione Campania, la dottoressa Focaccio, che ringraziamo naturalmente per averci segnalato questa storia proprio in occasione di questo incontro che tra l'altro è avvenuto proprio ieri a Città della Scienza, se ci avete seguito. Noi abbiamo ascoltato la storia di Ilaria e quindi abbiamo capito quanto fosse importante l'appello di oggi, quanto fosse importante che fosse qui presente il papà di Ilaria Savino. Noi speriamo che questa cosa possa avvenire nel più breve tempo possibile, anzi ci auguriamo che magari Ilaria possa poi venire nei nostri studi, ballare, danzare e raccontarci quanto è importante la vita, ma quanto è importante donare. Donare, ecco, per loro, ma anche per, insomma, chi, per i genitori, per chi vive queste situazioni e anche magari per chi ha perso poi la persona, perché si ha la possibilità poi di far rivivere In un'altra persona l'organo del figlio. La Regione Campania è attiva naturalmente per fare opera di divulgazione su queste problematiche e noi siamo contenti perché le persone sono sempre più copiose, no? A rispondere positivamente alla donazione, ma si può fare naturalmente sempre di più, molto di più e informare. L'informazione penso che sia la prima cosa, perché se non c'è informazione nessuno potrebbe sapere. Partire dalla scuola, partire insomma dai vari ambienti, quelli là più piccolini, per poi ecco diramarsi. E spiegare che donare non significa uccidere una persona. Come trascorre la sua giornata? Come sta trascorrendo da questi 5 mesi? Come vive la sua giornata? Perché adesso penso toglie tempo anche al suo lavoro. Io non sto lavorando più. Non sta lavorando più. Mia moglie lavora, mia moglie è insegnante, quindi io mi sono dedicato a loro. Faccio il mammo. Beh, è una cosa bellissima. Ah, sì. Lei ora adesso esce da qui e va a trovare... Direttamente in ospedale. Io vengo dall'ospedale, quindi io sono stato là. Quindi è difficile, no? Poi organizzare nuovamente la vita. No, ma io vivo nell'ospedale. Noi abbiamo la residenza al reparto del dottor Petrai, assistenza meccanica tra piante per adolescenti. Abbiamo là la residenza, abbiamo una suite per noi, per mia figlia, e vado a casa a fare la doccia, a fare, diciamo che qua è residenza e casa è domicilio. Che cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori? Donare vita. Donare vita e di Ilaria. Lasciamo un messaggio importante. Non so. Lei da papà. Ah. Che esce più presto fuori. E quello che noi ci auguriamo, che lei esca quanto prima fuori, lo ricordiamo, intanto siamo in attesa, è presente in una lista internazionale e... speriamo che quanto prima lei riesca ad avere... L'altro ieri è stato pure il presidente Luca a trovare l'area, quindi pure lui sa della situazione di mia figlia.
L'informazione è la prima cosa, abbiamo detto che l'istituzione per questo tema è presente, perché la Regione Campania con la dottoressa Focaccio sono attivi per la divulgazione di questo messaggio. Altre persone sicuramente saranno in attesa di ricevere comunque magari non il trapianto di un cuore, ma sicuramente di un altro organo. Quindi è un concetto, ecco, bisogna informare il pubblico finché si sappia che donare è veramente portarli vita, bisogna cambiare la portarli prospettiva. Con sé non ha senso. Ha ragione. Io volevo salutare lei, volevo salutare Ilaria, ma anche sua moglie. Lei come vive questa cosa, penso, in maniera... Moglie? Mia moglie? Cosa vi dite quando siete insieme? Lei e sua moglie, lontani da Ilaria? E noi stiamo sempre là, non è che stiamo lontani da Ilaria. Non abbiamo mai lasciato la nostra figlia sola. E adesso, momentaneo, sto qua, è venuta la nonna a dargli queste paio d'orette che manca. È importante il supporto dei familiari in questo contesto. Certo. Sì, da solo non si sa. È emozionatissimo. Io la ringrazio per essere stato qui con noi. Ancora voglio dire ai nostri telespettatori, donare vita, cominciamo ad ampliare i nostri punti di vista, perché ad oggi non c'è cultura, c'è paura, no? In questo gesto da fare. Bisogna essere consapevoli, bisogna firmare, però forse le istituzioni dovrebbero fare qualcosa di diverso, no? Dovrebbero cambiare di modo che, ecco, diventi... C'è un decreto del 91 che bisogna metterlo in atto, questo qua. Noi abbiamo fatto una ripetizione del 91, è partito da Monardi proprio questo qua, che l'ha preso in carica il ministro della salute, era la ministra Grillo, sperando che portano avanti questo. Speriamo che più persone entrino nell'ottica della donazione degli organi, perché donare vita, intanto l'auspicio è che Ilaria possa presto essere fuori dall'ospedale, danzare, correre, studiare con un cuore tutto suo. Grazie a Nino Savino, papà di Ilaria, per essere stato con noi e per averci raccontato la storia, perché mi rendo conto non è facile. No, è facile. Lei è commosso. Grazie. Grazie. Restate con Mattina 9, pubblicità.